Design inconfondibile HTC. Purtroppo in questo Desire 320, il nuovo smartphone low cost di HTC, dell'esperienza d'uso dell'azienda taiwanese, c'è quasi solo il design. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di HTC Desire 320. Si tratta del nuovo smartphone di fascia bassa di HTC che va a, diciamo, sostituire almeno in modo ideale il Desire 310 dello scorso anno. In realtà non è stato ancora presentato per il nostro mercato, quindi non c'è un prezzo del tutto ufficiale, si può già acquistare, ma non c'è un prezzo ufficiale per il nostro mercato. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione bianca, che più bianca non si può. Qui abbiamo tutta la manualistica, in questo caso in varie lingue. Anche se non l'italiano, a parte che c'è quasi soltanto in realtà la dichiarazione di garanzia. Qui abbiamo le informazioni base: alimentatore da 1 A, cavo USB, micro USB e cuffie. Le vado ad aprire, le conosco, ma voglio mostrarvi quali sono per bene in video. Sono le cuffie di HTC, queste qua, quelle col telecomando, con questo telecomandino qui, dov'è? Eccolo qua, con questo telecomandino qui col tasto per rispondere e queste cuffie stereo standard non in-ear. Mettiamo da parte la confezione, portiamo dentro il nostro Desire 320. Si tratta di uno smartphone dal punto di vista costruttivo e design interessante. Mi è piaciuto, è proprio uno smartphone HTC in tutto e per tutto dal punto di vista estetico, veramente bello. Mi piace molto molto questo gradino che c'è qua giù in cima fra lo schermo e lo speaker. Capisco che possa non piacere a tutti, ma secondo me è un elemento distintivo forte nel design di questo smartphone e mi piace molto. La back cover, o anzi in realtà tutto lo smartphone, è leggermente gommato, non trattiene neanche particolarmente le impronte per essere leggermente gommato, basta fare un po' così e si pulisce subito. Abbiamo lo speaker qua dietro, la fotocamera da 5 megapixel con il LED flash. Esiste anche una versione senza LED flash, si chiama sempre Desire 320, ma non è in vendita in Europa. Infatti è un po' particolare questa forma del flash che è messa proprio, sembra qui sull'angolo dove sembrava proprio che non ci dovesse più essere nient'altro. Jack audio da 3,5, tasto d'accensione e bilanciere del volume. Questi tasti sono veramente molto molto a filo, specialmente quello d'accensione, si fatica a trovarlo col dito, è un po' scomodo da premere. Avrei preferito un'altra soluzione o comunque averli un pochino più spessi. Porta micro USB, microfono, la cover si apre, anche se può sembrare di no. È molto molto ben agganciata con il retro. Abbiamo la micro SIM e la micro SD, la batteria da 2100 mAh sostituibile, quindi removibile e sostituibile. È molto molto resistente, bisogna fare un po' di forza per riuscire a chiudere tutti i ganci della back cover. Questo è sicuramente un pregio, uno smartphone molto molto ben costruito. Dimensioni 132, 67,8, 10,5 mm di spessore, un peso di 145 grammi. Per essere così piccolo è abbastanza pesante, il peso si sente, lo si sente più in mano che in tasca. 145 grammi non sono tantissimi in senso assoluto, ma ci si aspetta magari prendendolo in mano di trovare qualcosa di più leggero. Può piacere, può non piacere, fatto sta che ha un carattere comunque distintivo di HTC e che anche questo smartphone si caratterizza appunto per un rapporto peso-dimensioni comunque più alto degli altri. E che può comunque aiutare a dare un senso di solidità superiore anche agli altri. Fotocamera frontale VGA. Andiamo a sbloccare lo schermo. Schermo 4 pollici e mezzo TFT 854x480 pixel. La luminosità non è automatica. Quella massima è abbastanza alta e quella bassa è abbastanza bassa. Lo schermo però riflette molto, non ha dei grandissimi angoli di visione. Lo vedete subito appena lo si inclina un pochino. Esatto, guardate. Guardate la differenza fra qui e qui. Lo schermo tende a essere un pochino slavato, i colori si spengono e quindi conviene tenere la luminosità manuale sempre abbastanza alta per contrastare la luce, specialmente quella solare quando si è fuori casa. Android 4.4.2 KitKat, eccolo qua. Processore MediaTek MT6582 quad core da 1,3 GHz con GPU Mali 400 MP. 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, espandibili con la micro SD e
Questa memoria può essere anche impostata come memoria principale. A differenza di altri smartphone, qui non viene fatto in automatico, il che secondo me è un pregio perché magari si può preferire la memoria interna, visto che comunque sono 8 GB e ho messo una scheda da 8 GB, posso decidere che mi bastano quei 550 che mi vengono proposti dal telefono, che sono ovviamente più veloci di quelli della scheda SD. Quindi mi piace il fatto in questo caso che non venga impostata automaticamente la memoria esterna come principale. Comunque si può fare. I menu sono quelli purtroppo di MediaTek. Come vedete, in realtà, a parte il primo contatto, non c'è molto della Sense di HTC. È rimasta l'interfaccia semplificata di HTC, che si switcha in questo modo con questi tastoni con le impostazioni preferite. Poi, andando in tutte le applicazioni, si apre questo menu qui. Andiamo nelle impostazioni per ripristinare la nostra home Blink Feed, che poi vi farò vedere perché c'è anche Blink Feed, anzi ve lo faccio vedere subito visto che sta ricaricando tutto. Se scorro qui a sinistra, eccolo qua, abbiamo il nostro Blink Feed con le notizie dai social network e dai luoghi vicini a noi e dai siti, insomma, è abbastanza personalizzabile da questo punto di vista, è abbastanza simile a quello che si trova sui vari top di gamma. Come però di simile il resto, abbiamo detto, non c'è molto altro. Ci sono i profili audio di MediaTek. Non c'è nessun risparmio energetico, in batteria possiamo solo scegliere di mostrare la percentuale della batteria là sopra. Queste sono le impostazioni del display. E poi ancora abbiamo la possibilità di programmare l'accensione e lo spegnimento del telefono, funzione simpatica di MediaTek, ma che conferma il fatto che di HTC in realtà c'è rimasto ben poco. Lo vedete anche dalla tenda delle notifiche, che è in tutto e per tutto quella di MediaTek, se avete imparato a conoscere le nostre recensioni. Per chi invece non sapesse di cosa stiamo parlando, non è fondamentalmente un difetto particolare questo, ma l'esperienza HTC, che è una buona esperienza, qui è quasi del tutto assente. Questo è veramente il punto che più ci dispiace. Connettività HSUPA fino a 21.1 Mbps, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0. La Wi-Fi non mi è sembrata particolarmente sensibile. Ho trovato la ricezione un po' sottotono, anche quella della telefonia, anche se in realtà non ho mai avuto problemi particolari, ma le tacchette qui dello smartphone indicano sempre meno rispetto agli altri. Non è necessariamente un difetto, visto che sappiamo che a volte le tacchette non sono del tutto indicative. Comunque sembra un pochino meno sensibile il chip radio, sia quello wifi che quello classico della rete mobile, più essere un pochino meno sensibili, ecco, della concorrenza. Abbiamo detto quasi tutto di come è gestita l'interfaccia. Il drawer delle applicazioni scorre in orizzontale come da tradizione HTC. Possiamo definire la griglia, quindi più ampia o più fi meno fitta o più fitta. Browser web, queste icone, anche se vedete, sono le icone di HTC. Poi, una volta che apriamo le applicazioni, scopriamo che le applicazioni sono quelle stock di Android, che poi non sono quelle stock, tra virgolette, di Google, ma sono proprio quelle stock di Android. Il browser si comporta discretamente con i siti web mobile, con quelli desktop invece ha palesemente qualche problema in più. Abbiamo avuto vari blocchi, vedete, non riesce proprio a seguire in modo fluidissimo il modo in cui io faccio scorrere il dito, e anzi va un pochino nel pallone. Guardate anche lo zoom che va un po' a scatti, quindi non fluidissima l'esperienza del browser. La GPU è una Mali 400 MP, abbiamo detto, che abbiamo imparato a conoscere e che funziona bene anche per i giochi un pochino più pesanti. 8 GB non sono molti per installare i giochi, ma se questa è la vostra intenzione, vi basterà switchare la memoria interna su quella dell'SD, comprare una SD più capiente, magari una 32 GB, e installare tutti i giochi che volete. Quindi, a parte quelli particolarmente onerosi in termini di capacità grafiche, quelli generici, anche 3D come questo che state guardando, non hanno particolari problemi nell'eseguirsi. Alziamo il volume, ok. Lo speaker è qua dietro, volume appena sotto la media e posizione non fortunatissima per lo speaker. È facile poggiarlo su di un piano, lasciarlo sul divano, sulla scrivania, e il suono un pochino si attenua ancora, oltre al volume già non proprio altissimo del gioco stesso, dello speaker stesso.
Direi buona la grafica del gioco, non ci sono cali di frame rate vistosi. Quando si esce, vedete là l'interfaccia già pronta, 1 GB di RAM, quindi che si dimostrano più che sufficienti per quello che dobbiamo fare. Vi mostro la fotocamera, purtroppo anche questa non offre l'esperienza di HTC, ma offre l'esperienza di MediaTek. Le funzioni non sono pochissime, anzi abbiamo alcune funzioni come le foto da più angoli, panorama, bellezza volto, l'HDR, se poi andiamo qui ci sono alcuni filtri, poca roba, ma ci sono anche alcuni filtri da applicare, quindi le opzioni non sono pochissime, ma non sono particolarmente ben distribuite, non è velocissimo lo scatto, come vedete non è presente l'autofocus perché il fuoco è fisso, è però presente il LED flash. La qualità delle foto è abbastanza scarsa rispetto all'anno scorso, rispetto al Desire 310 abbiamo il LED flash, ma per il resto non mi sembra che la qualità sia migliorata particolarmente. Tra le altre cose avete visto, il fuoco addirittura è fisso, cosa che speravamo di non dover più vedere. Anche se apriamo l'applicazione della musica, purtroppo non è quella di HTC, ma è quella di MediaTek o di Android. Quindi anche qui volume un po' sottotono, quindi niente di eccezionale dal punto di vista dell'audio. Per quanto riguarda i video, ci rimanda all'applicazione della galleria, non ci sono problemi a riprodurre l'MP4 in Full HD, anche se lo schermo ovviamente è lontano da essere un Full HD, ma insomma non è certo questo il punto. Per quanto riguarda la multimedialità, è stato installato Video Highlights, che è una specie di piccolo sostituto, ok, prendiamo questo, piccolo sostituto di Zoe, che permette di fare dei piccoli video. Guardate, ci sono dei temi, posso andare a prendere anche della musica mia e quindi fare una specie di video, di piccolo video riassuntivo con le foto che ho scattato. Fermo, perché sennò poi YouTube si arrabbia per per aver fatto ascoltare musica di artisti famosi. Porto un attimo fuori lo smartphone per levarvi ogni dubbio: lo smartphone non è dual SIM, quindi nonostante sia un MediaTek, lo smartphone non è dual SIM. Nella media dello smartphone il volume delle telefonate dal via voce non è peggio di quello che abbiamo sentito della musica sempre da qua dietro. In capsula è abbastanza buono, non è altissimo, ma devo dire che comunque è buono, è limpido e non ho avuto problemi. Quanto costa questo smartphone? Noi l'abbiamo pagato 170€ su ePrice.it, e questo è il prezzo più o meno a cui si trova in rete, non ha ancora un'ufficialità in Italia, pensiamo comunque che debba arrivare anche da noi prima o poi nei prossimi mesi. Purtroppo rispetto al Desire 310, che già non era uno smartphone brillantissimo, in più abbiamo qui magari una qualità costruttiva un po' migliore, un design un pochino più ricercato, il LED flash e il doppio della memoria interna, cioè 8 GB invece di 4. Per il resto è rimasto quasi lo stesso smartphone dell'anno scorso, un po' poco e soprattutto un po' poco per essere HTC, visto che manca buona parte della sua esperienza d'uso e che la concorrenza ormai anche nella fascia bassa riesce a offrire un software un pochino più completo di quello che abbiamo visto in questa recensione. Per la recensione di HTC Desire 320 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.